Il 13 gennaio 1915, alle ore 7:55, una forte scossa di terremoto devastò il territorio della Marsica. L'epicentro fu individuato nella conca del Fucino, da dove l'onda sismica, decrescendo in intensità, colpì anche alcune zone al confine con la Campania e con il Lazio. Avezzano e molti altri comuni della Marsica furono rasi al suolo. Moltissime le vittime, e fra queste anche autorità militari e civili. Interrotte le comunicazioni, la notizia del disastro fu segnalata solo nel tardo pomeriggio. Ma tutto questo ve lo rappresentiamo con una breve ed intensa interpretazione di uno dei più grandi attori italiani, ancora giovane. Il terremoto d'Avezzano. Signor dottore, prima di andare via, sono venuto per compiere il mio dovere. Ormai la malattia che mi aveva sconvolto la ragione è passata. Sono guarito, lo sento. Solamente mi è rimasta nella testa una gran confusione, come un ricordo del passato. Mi pare come uno che ha dormito, mi pare come uno che ha sognato e che si è fatto un sogno brutto assai. Quant'anni stetti qua ricoverato? 3 anni. Quanto tempo. Come dite, la casa, la famiglia? Non c'ho nessuno. Ritorno nella vita con una maschera in faccia di dolore. Vedete, sor dottore, voi che state qua dentro in mezzo a tanti pazzi, dei casi brutti ne sapete assai, ma un caso come il mio, così feroce, di certo non l'avete inteso mai. La volete sentire? Bellarico. C'aveva 18 anni e la sposai. Si chiamava Maria. Si chiamava. E quel nome gli stava bene assai. Finalmente avrebbe avuto una casetta tutta mia. Sarebbe cresciuta la famiglia, la femminuccia con un pupetto bello. E li baci di Maria. Bisognerebbe che imprecassi, urlassi contro il destinaccio mio, io che non mai fatto male a nessuno e che ho campato sempre di onestà e di lavoro. Bisognerebbe che imprecassi, urlassi. Scusate, sor dottore, è uno sfogo di rabbia, di dolore, ma... Quel giorno fu a Maria. Ho danno fuori per certe ricompense del padrone, ma una settimana sola e tornerò. Mi pare ancora di sentire il bacio appassionato di lei e il ragazzino che dal barconcino diceva addio papà, mentre con le manine salutava. Trasognato arrivai insieme a Milano. Insonnolito scegno dal vagone, mentre che uno strillone a squarciagola gridava. Il terremoto d'Avezzano, la Marsica distrutta, a chiappa il foglio e leggo. In quel momento mi parve de morì. Un treno fischia, parte andò a Roma, ma afferra la mania, entrai dentro, vola, gridai. Ma il treno non volava, ogni sosta, ogni minuto, ogni fermava, era per cuore mio una pugnalata. Finalmente arrivai. Io, tutto distrutto. A casa mia non c'è più Mario, Maria. Allora
Ma prese l'impeto della disperazione e cominciai a correre. Correvo, cascavo, me ne alzavo, ritornavo a correre. Il vento fischiava, la neve ne copriva. Niente, io correvo sempre. Eccolo, casa mia. Gente, aiutatemi. Qui sotto c'è una donna, c'è un ragazzino. Niente, nessuno, gente dal cuore nero, disumano. Allora mi prese la disperazione e cominciai a scavare. Pietre, sassi, macigni, le mani insanguinate, la neve che cascava e che mi ricopriva. Io scavavo sempre. Ecco, Mario. Ecco. Ma Mario è morto. Figlio mio. Ma Maria è viva, lo sento, mi ha chiamato. Ecco il letto di Maria. Acchiappo la coperta, tiro via. Un abbraccio di morte. Le pietre, tante pietre. La neve che scendeva. E io che li coprivo.